spiegazione di questo gioco è dovuta al fatto che una carta è magnetica. Le monete da 5 centesimi, da 1, da 2, da 5 centesimi sono delle monete ferromagnetiche che vengono attratte dai magneti. E qui all'interno di una carta, che è la carta più spessa, abbiamo un magnete molto sottile, speciale per fare questo gioco. Le altre carte della confezione praticamente non servono, servono solamente come eventuale ricambio per la carta. Comunque tieni le carte con cura, così basteranno semplicemente due carte. Come presentiamo il gioco? Facciamo vedere che abbiamo quattro monete, prendi quattro monete da 5 centesimi o da 2 centesimi o da 1 centesimo, comunque tutte e quattro le monete uguali, le disponi ai quattro angoli e la moneta che ho qui nella mia sinistra, la mia sinistra lontano da me, dirò questa è la nostra moneta leader. Io ho quattro monete, una moneta leader e due carte, proverò così a coprire le carte, ma in realtà avendo quattro carte, non, due sole carte, non riuscirò mai a coprire le quattro monete. Nel fare questo fatto già il gioco, cioè ho fatto sparire la moneta qui e l'ho fatta arrivare sotto la moneta leader, l'altra moneta. Come ho fatto? Beh, in realtà io nel dire io proverò a coprire, io copro quella moneta magnetica tenendola così tra pollice e medio, quindi copro, la moneta viene attratta da quella magnetica e poi vado a fare questo movimento con la mano destra, quindi in realtà ho portato via la moneta che la vado a posizionare qua. Rivediamo questo che è parte fondamentale del gioco. Allora, 1, 2, 3, 4 monete e due carte. Io proverò a coprire le carte in questo modo e con questo tempo porto via la moneta. Lo vediamo ancora. Ok, 4 monete e due carte. Io proverò a coprire le carte in questo modo, ma avendo solamente due carte non riuscirò comunque a coprire tutte e quattro le monete. Nel fare questo mi sono preparato già il gioco, quindi ho fatto sparire la moneta da qui e ne ho posizionate due qui. A questo punto io prendo la moneta con la mano sinistra, la vado sotto il tavolo e contemporaneamente al tocco scopro. Perché contemporaneamente? Perché non devo dare il tempo a chi guarda di rendersi conto che cosa succede. Quindi io lo preparo, è un gioco con una parola magica, Matrix, che è una parola davvero molto veloce, perché basta che io prendo la moneta, la metto sotto, che la moneta passa. Come faccio a togliere la carta a far vedere la moneta? La carta la devo strusciare verso il basso, quindi faccio una pressione e in questo modo la moneta si libera. Se io invece semplicemente sollevassi la carta, la moneta rimane. Quindi vediamo, abbiamo la carta qua, la moneta vado sotto e la moneta passa immediatamente. Mentre lo spettatore è sorpreso di vedere la moneta qua, io ho il tempo di strusciare la carta e farla arrivare qua. Quindi contemporaneamente faccio questo movimento. Ma a questo punto, una volta che io ho ripreparato la carta con la moneta sotto, prendo la carta in un modo tale che non lasci spazio ai dubbi sul fatto che io magari possa tenere contemporaneamente una moneta e una carta. Quindi tengo la carta assolutamente per i bordi, in maniera tale che non ci sia dubbio sul fatto che non posso tenere nessuna moneta. Vado, nel coprire fai attenzione a non fare questo, se no creeresti troppo spessore se appoggi la moneta sopra le altre monete, ma ti appoggi qua col bordo, ok? Il bordo non è magnetico al centro, che è magnetico, appoggi col bordo. Prendi la moneta, la metti sotto e contemporaneamente al tocco metti in vista. Mentre lo spettatore è sorpreso, tu hai il tempo di tornare indietro e attaccare la moneta al magnete. Ritorni indietro e attacchi la moneta al magnete. A questo punto rimane un'ultima carta, ti appoggi così col bordo, prendi la moneta, fai finta di prenderla, di disintegrarla, la lanci e fai vedere che hai quattro carte insieme. Allo stesso modo per l'ultima moneta invece potresti anche fare così, prendo la moneta, la lancio e scopri contemporaneamente che la moneta passa e abbiamo 1, 2, 3, 4 monete tutte quante insieme per il gioco del Matrix. Questa è la spiegazione del gioco delle carte magnetiche per il Matrix.